5G è l'unione di due tecnologie. La tecnologia autobilanciante di Segway, il motore, l'unità propulsiva, è americano, arriva qua apposta dall'America, protetto da innumerevoli brevetti, e arriva su nostre specifiche per adattarsi a Jenny. L'altra parte, invece, costruita su nostri brevetti, sicurezze, una parte elettronica che comprende elettronica e meccanica, ed è prodotta in Italia, a Macerata, e arriva qua per l'assemblaggio finale, il controllo di qualità e la spedizione. Noi oggi qua ci troviamo nel reparto assemblaggio e controllo qualità e certificazione. Jenny è un dispositivo medicale di classe 1, questo significa che non ha bisogno di certificazione da ente terzo, ma noi abbiamo voluto essere ancora più severi e abbiamo preso l'ente più severo di tutti in Europa per le certificazioni, TÜV Reinhard, un ente certificatore tedesco, e abbiamo fatto certificare Jenny per essere ancora più sicuri e per far dire a loro se Jenny è sicura o no, e quindi abbiamo anche la certificazione TÜV Reinhard. Jenny è anche certificata INAIL, abbiamo aperto una collaborazione già oltre 3 anni fa col centro protesi di Vigorso di Budrio, dove sono arrivati a un protocollo per l'utilizzo di un mezzo autobilanciante come Jenny. È un ente certificatore, oltre che conosciuto come assicurazione sugli infortuni in Italia, ma è riconosciuto anche in Europa come ente certificatore a livello anche ministeriale, e quindi Jenny ha anche questo tipo di certificazione. Questo è il reparto di assemblaggio della Jenny. Qui controlliamo la seduta come ci arriva, controlliamo tutte le varie funzionalità sia meccaniche che elettroniche e facciamo un controllo di qualità sul componente in generale che ci arriva per vedere che non ci siano dei problemi o dei difetti che possono insorgere. Oltre alla seduta controlliamo anche il segue che ci arriva dall'America, lo prepariamo per l'accoppiamento con la seduta per far poi diventare una Jenny completa. Prima di assemblare le due parti, la seduta con il motore segue, si fa controllo di tutta la seduta, sia meccanicamente che elettronicamente. Si controllano i piedini se scendono normalmente, tramite la sicurezza. Si controlla l'emergenza. E qui si controlla anche la prima parte elettrica della macchina, tramite la pulsantiera, se funziona tutto e via dicendo. Si controllano i vari leverismi e se c'è qualcosa che non va. E questo è il primo controllo che si fa prima dell'accoppiamento.